Noi, grazie ancora. Noi pensiamo di fare ancora altre due relazioni e poi fare una discussione per le prime tre relazioni, perché ci sono degli spunti che mettono insieme, che sono comuni a queste prime tre relazioni. Quindi pensiamo di passare sicuramente alla prossima relazione del dottor Pietro Francia. Dottore Pietro Francia, che ci dirà e ci farà capire bene qual è la differenza tra sincope, presincope, lipotimia e prelipotimia. Prego. Vi chiedo scusa un attimo solo per adattare. Ah no, è già ok. Allora, buongiorno a tutti, grazie naturalmente per l'invito a Stefano e a Luigi e per l'amichevole cattiveria dimostrata nell'avermi chiesto di parlare di un argomento spinoso. Parliamo di sincope e di cardiomiopatia ipertrofica, quindi naturalmente di morte improvvisa, e la sincope è uno stratificatore di rischio di morte improvvisa nella cardiomiopatia ipertrofica. Un fattore di rischio molto discusso, spinoso, perché ha una eziopatologia composita, un'eterogeneità di substrati, e i sintomi spesso sono sfumati, soprattutto quando l'evento che viene raccontato è distante nel tempo. Occorre orientarsi nell'individuazione di una possibile eziopatogenesi sulla base di quelli che sono segni e sintomi che riconducono ad una eziologia di tipo emodinamico, oppure aritmica, oppure neurogena. Questo è il motivo per cui l'argomento stratificazione del rischio nella cardiomiopatia ipertrofica è particolarmente spinoso, e nella sincope lo è ancora di più. La cardiomiopatia ipertrofica ha una prevalenza relativamente bassa nella popolazione in generale, di circa 1 a 500, il numero di pazienti ad alto rischio di morte improvvisa è relativamente basso, gli eventi sono complessivamente pochi, tutte le informazioni sulla stratificazione del rischio di cui disponiamo sono dedotte da studi retrospettivi e sull'esperienza clinica, e per ragioni sia di dimensioni campionarie che anche etiche la conduzione di studi randomizzati di fatto non è proponibile. Parlavamo dei substrati della sincope nella cardiomiopatia ipertrofica. Questi sono i due principali ordini di substrati, quello di ordine aritmico e quello di ordine emodinamico. Tra le cause aritmiche, aritmie supraventricolari e anche la fibrillazione atriale parossistica, la disfunzione sinoatriale o atrioventricolare, così come le aritmie ventricolari sostenute. D'altro canto, invece, tra gli substrati di tipo emodinamico c'è sicuramente l'ostruzione all'efflusso nei pazienti con forme ostruttive di cardiomiopatia ipertrofica, la disfunzione diastolica, così come la dispercezione barocettoriale ventricolare che conduce ad ipotensione marcata, ipoperfusione e quindi sintomi, e quindi sincope. Quello che vorrei raccontarvi è di fatto una storia, cioè il modo in cui nel tempo è cambiata la nostra percezione delle basi fisiopatologiche della sincope, e quindi come abbiamo cambiato il nostro atteggiamento nella stratificazione prognostica della cardiomiopatia ipertrofica. Sostanzialmente l'ipotesi emodinamica è l'ipotesi dominante, soprattutto nel corso degli anni 90, mentre successivamente al 2000 si apre la strada dell'ipotesi aritmica. Cos'è che fa da spartiacque tra queste due storie contigue? L'introduzione di una terapia. Come spesso accade in medicina, nel momento in cui si introduce una nuova terapia siamo propensi a riconsiderare in qualche modo l'eziopatologia della malattia e quindi reinterpretarne le basi per proporre una soluzione ai sintomi. E vedremo che lo spartiacque è sostanzialmente l'introduzione del defibrillatore. Il defibrillatore impiantabile fa da spartiacque e ci induce a riconsiderare l'eziopatologia e quindi il peso prognostico della sincope nella cardiomiopatia ipertrofica. Iniziamo dagli anni 80, questo è un case report che viene pubblicato da William McKenna, particolarmente provocatorio perché sostanzialmente un unico paziente, una donna di 52 anni con una cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, tachicardie ventricolari non sostenute,
in gran quantità e sincopi recidivanti. Allora, quando tutto lasciava ricondurre l'eziologia della sincope ad un'aritmia ventricolare sostenuta, McCann ricovera questa paziente e dimostra che invece la sincope è legata ad una, sostanzialmente ad una dispercezione barocettoriale ventricolare, per cui la tachicardia in un paziente che ha un ventricolo piccolo e vuoto, come spesso accade nella cardiomiopatia ipertrofica, può evocare un riflesso barocettivo ventricolare e quindi indurre, indurre vasodilatazione, quindi ipotensione soprattutto nei distretti circolatori non in esercizio. La storia prosegue, qui siamo all'inizio degli anni 90, questo è il primo lavoro, osservate quanto piccole sono queste casistiche. Nienaber raccoglie due gruppi di pazienti, un piccolo gruppo con sincope e un gruppo senza sincope. Dal punto di vista clinico non c'è una grossa differenza tra i due gruppi, se non per il fatto che i pazienti sincopali sono tendenzialmente più giovani ed hanno un setto interventricolare mediamente più spesso. Dal punto di vista strettamente aritmico mostrano una prevalente long grade di tipo 4B, quindi tachicardie ventricolari non sostenute o comunque un'attività extrasistolica più marcata rispetto al gruppo senza sincopi. Dal punto di vista degli esami emodinamici e poi radionuclidici, cosa si evidenzia? Si evidenzia che stimolando l'atrio di questi pazienti a frequenze crescenti e limitate dai sintomi quali ad esempio la dispnea, ebbene i pazienti con sincope raggiungono frequenze cardiache inferiori, cioè già 120 battiti per minuto mostrano i primi sintomi compatibili con una instabilità emodinamica. E come raccontato proprio fa, proprio in questo frangente il volume telesistolico indicizzato del ventricolo sinistro è significativamente più piccolo rispetto ai pazienti che invece non avevano sincopi. Per cui ancora una volta si evoca l'ipotesi della dispercezione barocettoriale ventricolare. E quando si vanno a identificare i predittori indipendenti, si osserva che un'età inferiore ai 30 anni, un'attività extrasistolica ventricolare pronunciata e un piccolo volume telediastolico indicizzato del ventricolo sinistro sono per l'appunto predicono il rischio di sincope, tanto che gli autori concludono che ciò indica che le tachicardie ventricolari non sostenute possono avere un outcome clinico diverso in funzione del riempimento ventricolare. Ed è curioso osservare che proprio due di questi tre indicatori, cioè un'età inferiore ai 30 anni e un'attività extrasistolica pronunciata con molte tachicardie ventricolari non sostenute, a distanza di 13 anni vengono riprese in un lavoro seminariale di Lorenzo Montserrat, che guarda caso dimostra proprio che i pazienti giovani con età inferiore a 30 anni e con molte aritmie non sostenute sono ad alto rischio di morte improvvisa. Quindi vedete come a distanza di 13 anni una eziopatologia di tipo emodinamico viene improvvisamente convertita in una eziopatogenesi di tipo aritmico. E l'ipotesi emodinamica prende piede al punto tale che questi pazienti iniziano ad essere studiati con il tilt test. E studiandoli con il test ci si accorge che i pazienti con cardiomiopatia ipertrofica durante tilt test, prima a 30 e poi a 60 gradi dopo 5 minuti, mostrano un significativo incremento della frequenza cardiaca e una riduzione della pressione arteriosa sistolica, diastolica e media, ma in particolar modo della diastolica, quindi ad indicare un vasorilascamento, quindi un vasorilasciamento significativo rispetto ai pazienti che invece non hanno avuto l'episodio sincopale. E ancora una volta viene evocato l'origine, quindi emodinamica, della perdita di conoscenza. Arriviamo alla fine degli anni 90 e quindi al nostro spartiacque. Viene pubblicato per la prima volta uno studio di prevenzione secondaria che dimostra che il difibrillatore impiantabile salva la vita, prolunga la sopravvivenza rispetto alla terapia standard. Ovviamente questi non sono pazienti con cardiomiopatia ipertrofica, però il messaggio è importante, cioè si può essere protetti dalle aritmie e si può prevenire la morte improvvisa con una nuova terapia. Ed ecco che quindi la comunità scientifica si rimette in moto e in qualche modo riconsidera l'eziopatologia della sincope in funzione della disponibilità di un nuovo trattamento. E questo è il primo lavoro, siamo al 2000, Perry Elliott pubblica una casistica, poco meno di 400 pazienti, ma di fatto è la prima grande casistica che viene pubblicata sulla cardiomiopatia ipertrofica, nel tentativo di identificare quali siano i pazienti ad alto rischio di morte improvvisa.
Questa è la casistica, la sincope in questa popolazione ha una prevalenza del 16%. Ma succede un fatto piuttosto curioso, cioè che in analisi univariata la sincope non predice il rischio di morte improvvisa. C'è una particolarità, ovvero sia, a differenza di tutti gli altri fattori di rischio, la sincope, da un punto di vista statistico, in questo studio ha una grossa interazione con la familiarità per morte improvvisa. Cosa significa questo? Significa che nella familiarità per morte improvvisa e nella sincope di per sé, quando sono isolate, predicono in maniera efficace il rischio di morte improvvisa. Ma se sommiamo i due fattori di rischio, considerandoli come un'unica variabile all'interno del modello statistico, ecco che la sincope e la familiarità per morte improvvisa quintuplicano il rischio di morte improvvisa, cioè diventano uno stratificatore prognostico più potente di tutti quanti gli altri. Ovviamente ogni ipotesi a riguardo è di tipo speculativo, ma si fa strada l'idea che questo gruppo di pazienti sia costituito da soggetti che rappresentino di fatto un cluster che da un punto di vista ereditario è esposto a un rischio di morte improvvisa più elevato, molto probabilmente su base genetica, e che questo rischio si esprime dal punto di vista fenotipico in questa fase della loro vita con episodi sincopali recidivanti. Arriviamo al 2009, quindi fino alla fine degli anni 2000, con il primo e unico lavoro dedicato su vasta scala alla sincope della cardiomiopatia ipertrofica. Paolo Spirito raccoglie questa casistica di oltre 1500 pazienti nel tentativo di studiare il peso della sincope nella cardiomiopatia ipertrofica. E il primo dato significativo è che ancora una volta la sincope sembra non predire il rischio di morte improvvisa, o meglio, sicuramente non predice il rischio di morte per tutte le cause, non predice il rischio di morte legato in qualche modo alla cardiomiopatia ipertrofica ed ha una significatività, ad essere generosi, borderline per la predizione del rischio di morte improvvisa. Però gli autori osservano un fenomeno piuttosto curioso, e cioè che se invece consideriamo gli episodi sincopali che sono occorsi meno di 6 mesi prima della raccolta anamnestica, cioè a breve termine rispetto al momento in cui il paziente viene valutato, ebbene allora la sincope diventa un potente predittore di morte improvvisa. Quindi dimostrano che la sincope recente stratifica il rischio in maniera estremamente efficace rispetto ai pazienti che non hanno avuto una sincope ovviamente non spiegata, oppure che hanno una sincope che viene raccontata come qualcosa di lontano nel tempo. Questo è vero per tutte le fasce di età nella popolazione di Spirito, ma è vero soprattutto per i soggetti giovani, soggetti al di sotto dei 18 anni di età. Quindi la sincope nel giovane e la sincope recente sembrano essere due fenomeni estremamente significativi nella possibilità di predire il rischio di morte improvvisa. E questo sembra essere confermato. Poco dopo viene pubblicato un lavoro piuttosto interessante che rivisita tutti i fattori, gli stratificatori di rischio nella cardiomiopatia ipertrofica, inclusa ovviamente la sincope, costruendo delle curve di Kaplan-Meier che utilizzano come tempo all'evento non il tempo, così come classicamente viene fatto, che intercorre tra l'osservazione ed il follow-up, ma essendo la cardiomiopatia ipertrofica una malattia che ha un substrato genetico, il tempo tra la nascita e l'occorrenza dell'evento in funzione del fattore di rischio sincope. Ebbene, la cosa interessante è che le curve iniziano a divergere nell'adolescenza, cioè la sincope inizia già nell'adolescenza a stratificare il rischio di morte improvvisa di questi pazienti, per poi raggiungere una sorta di plateau intorno alla quinta decade di vita. Per cui questo è lo spazio, questo è il tempo nell'ambito della storia naturale della malattia in cui la sincope stratifica meglio il rischio di morte improvvisa. Ed il fatto che questo avvenga in questa fascia di pazienti, cioè nella fascia dell'adolescenza oppure della post-adolescenza, viene in qualche modo riconfermato da un successivo lavoro di Barry Meron eseguito in bambini con cardiomiopatia ipertrofica e portatori di defibrillatore impiantabile, dove la sincope ha una prevalenza del 38%, quindi piuttosto alta, e nel momento in cui si va a analizzare la prevalenza della sincope nei bambini e negli adolescenti, giovani adulti che hanno avuto un intervento appropriato del defibrillatore, ebbene la sincope è il fattore di rischio che ha la prevalenza maggiore, non solo, ma il fattore di rischio che ha la prevalenza maggiore anche in quella sottopopolazione di soggetti che hanno come indicazione all'impianto un unico fattore di rischio, che è proprio la sincope.
D'accordo? Quindi la sincope nel giovane e nella post-adolescenza è un elemento preoccupante. Arriviamo a quello che è l'ultimo lavoro disponibile ed è un lavoro su un'ampia popolazione. Qui siamo oltre i 3.500 pazienti. Costantino Somaoni, insieme al gruppo di Londra, raccoglie i dati di un multicentrico sulla sincope. Intanto mi piace far osservare una cosa: dicevamo all'inizio, la sincope è un fattore di rischio molto difficile da studiare, no? Perché definirla unexplained, e quindi possibilmente cardiogena, comporta l'interpretazione del racconto del malato. E guardate come i diversi centri che arruolano i pazienti hanno delle prevalenze all'interno delle loro stesse casistiche di sincope come fattore di rischio estremamente variabili. Passiamo dal 16, 17, 19% fino addirittura al 2%, no? A dimostrazione di quanto sia difficile raccogliere con accuratezza il sintomo e ricondurlo ad un rischio, ad un fattore di rischio di morte improvvisa. La sincope non spiegata ha una prevalenza essenzialmente doppia nei pazienti che hanno avuto un evento inteso come morte cardiaca improvvisa oppure un intervento appropriato del defibrillatore in quei soggetti che erano stati già impiantati. Ebbene, in analisi multivariata la sincope si conferma come un fattore di rischio indipendente per morte improvvisa. Qual è la particolarità di questo studio, che è uno studio su amplissima scala? La particolarità dello studio è che cerca di individuare un nuovo modello, cioè un modello statistico, in grado di individualizzare il rischio di morte improvvisa in questi pazienti e in particolar modo considera alcune variabili, come ad esempio lo spessore del setto interventricolare oppure il gradiente a tratto di flusso del ventricolo sinistro, non più come variabili dicotomiche, quindi presenza o assenza, ma individua queste variabili delle variabili continue. D'accordo? Allora, questo è il vantaggio e il pregio di questo lavoro. Relativamente al problema sincope, introduce però un elemento probabilmente da riconsiderare o da rivalutare. In tutte le popolazioni, in tutti i pazienti che appartengono a questa popolazione di studio, e a prescindere dalla magnitudine, quindi dall'espressività degli altri fattori di rischio, la sincope raddoppia il rischio di morte improvvisa. Ma lo raddoppia sia che siamo in presenza di un adolescente con una massiva ipertrofia del setto interventricolare, sia che siamo in presenza di un 65enne con una modesta ipertrofia del ventricolo sinistro. E quindi il messaggio di questa carrellata, di questa disamina cronologica di questa mattina, vuole essere un messaggio che va ad integrare questo concetto. E cioè la sincope è sì un predittore di rischio di morte improvvisa, ma deve essere clinicamente contestualizzata, perché esistono alcuni episodi sincopali che per caratteristiche pongono i pazienti a rischio maggiore rispetto ad altri. E mi riferisco in particolar modo ai pazienti che sono giovani e ai pazienti che hanno avuto una sincope recente, perché in questo sottogruppo di pazienti con cardiomiopatia ipertrofica è possibile, vista l'espressività e l'aggressività del sintomo, giustificare l'impianto del defibrillatore impiantabile e quindi la prevenzione della morte improvvisa anche in presenza di un singolo fattore di rischio. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.